agli atleti, a tutti coloro che si sono esibiti questa sera. Fondamentalmente la risposta è qui, è su questa pista ed è su quegli spalti, nel senso che questo impianto è un impianto fortemente voluto dalla città come luogo di allenamenti, ma mi sembra che questa sera sia diventata una vera arena anche per grandi spettacoli su ghiaccio e non solo, e quindi un luogo in più che la città e il territorio ha per lo sport e per l'intrattenimento e lo spettacolo, anche in vista delle Olimpiadi del 2026. Quindi noi ci abbiamo creduto come città, come territorio, insieme alle varie società del ghiaccio di questa bella provincia, e ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti grazie alla collaborazione di tanti, i sacrifici di tanti, primi gli atleti e i genitori, che ovviamente in questo anno e mezzo hanno dovuto fare un po' di sacrifici. Non meritate. Un ringraziamento alla città, perché questo è un investimento che fa sul futuro per lo sport e lo spettacolo, ma è un esempio di successo italiano, come abbiamo rappresentato al presidente Mattarella martedì, che ci ha onorato della sua presenza. Un esempio di successo italiano perché questo è stato possibile in tempi brevissimi. Qualcuno non ci credeva, dobbiamo dirlo, ma è stato fortunatamente smentito. Grazie alla collaborazione pubblico-privato, una collaborazione straordinariamente efficace che ha prodotto in tempi velocissimi quest'opera. Quest'opera che, come ha detto il presidente Mattarella e tutti coloro che sono intervenuti martedì, è il primo impianto olimpico del nostro paese. E di questo siamo estremamente orgogliosi. E quindi grazie ad A5 e ovviamente a tutta la struttura tecnica, agli amministratori, ai progettisti, a tutti coloro che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione, carpentieri, falegnami, idraulici, un anno e mezzo intenso di lavoro. E questo è per voi e per l'intera città. Grazie e fatene buon uso.